Salve, sono Maurizio. In questo appuntamento H Inside vedremo come è possibile realizzare degli screenshot del modello architettonico di Edificius e come caricare gli stessi su Edificius VR. Ricordo che Edificius VR è la piattaforma di condivisione, visualizzazione e navigazione dei modelli 3D realizzati in Edificius. Vediamo come operare col programma. È possibile realizzare degli screenshot direttamente dalla vista 3D, dalla vista alto, dalla prospettiva. Clicchiamo sull'apposita funzione, scegliamo la dimensione dello screenshot, confermiamo. Ne vedo direttamente l'anteprima, la posso salvare nei rendering per poterla portare poi nelle tavole grafiche oppure condividerla su Edificius VR. Inseriamo un titolo, una descrizione e clicchiamo su pubblica. Nella barra di avanzamento in basso posso vedere lo stato di avanzamento. Terminato l'upload, clicco sul link, mi verrà aperto un browser che utilizzo come predefinito sulla mia macchina, ingrandiamolo a tutto schermo ed ecco qui il nostro screenshot. Dicevamo, possiamo realizzare screenshot sia dal modello 3D, dalla vista dall'alto, prospettiva, spaccati assonometrici, dalla vista RT-BIM. Vediamo velocemente come realizzarlo magari dal 3D, dove vado a pigiare il tasto S della tastiera, scelgo anche qui le dimensioni, eccoci qui, e vado nuovamente a pubblicare. Ma ancora, possiamo caricare su Edificius VR l'intero modello 3D. Inseriamo anche qui titolo e descrizione, clicchiamo su pubblica, terminato l'upload, clicchiamo sul progetto e, come dicevo in precedenza, io adesso posso andare a navigare l'intero modello 3D in due modalità. Eccoci qui, posso zoomare, ruotare, attivare la vista prima persona in modo da poter camminare proprio all'interno del mio modello come se realmente stessi all'interno dello stesso. Abbiamo navigato all'interno del modello 3D, ma vorremmo magari condividere il nostro modello con il committente, con un collega. Come potremmo fare? In automatico, una volta caricato il modello, viene inviato un link tramite mail, la mail che avete utilizzato per la registrazione e l'accesso ad Edificius VR. Con questo link, che potete dare, ripeto, al cliente, al committente, potete dare gratuitamente la possibilità di navigare all'interno del modello o visualizzare gli screenshot come abbiamo visto in precedenza. La navigazione è consentita con qualsiasi browser, anche su tablet e smartphone. Bene, abbiamo visto come con pochi passaggi possiamo caricare e successivamente navigare il nostro modello 3D sulla piattaforma Edificius VR. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo H Inside.